Crisi greca, ennesima fumata nera nei negoziati, lunedì vertice straordinario per cercare una soluzione politica. Immigrazione, la solidarietà europea non c'è, si va verso un compromesso a ribasso sulla redistribuzione dei rifugiati. L'estrema destra trova casa al Parlamento europeo, nasce il gruppo di Marine Le Pen e Matteo Salvini. Niente di fatto. Ancora una fumata nera nei negoziati fra il governo greco e le istituzioni, cioè Commissione europea, BCE e Fondo monetario internazionale. Come previsto, nemmeno la riunione dei ministri dell'economia della zona euro di giovedì ha portato a qualche passo avanti nelle trattative. Da una decina di giorni le istituzioni non fanno altro che ripetere di essere in attesa di ricevere una proposta seria e credibile da parte delle autorità greche. Siamo flessibili, quindi se ci sono opzioni che possono portare a risultati solidi e tangibili, siamo sempre pronti a discutere, ha dichiarato sorridente Christine Lagarde arrivando in Lussemburgo. All'uscita dall'Eurogruppo, però, proprio dalla bocca del presidente dell'FMI sono arrivate le parole più dure nei confronti di Atene. We can only arrive at a resolution if there is a dialogue. And for the moment we are short of the dialogue. So the key emergency, in my view, is to restore a dialogue with adults in the room. Ma il tempo passa in fretta e mancano ormai pochi giorni al 30 giugno, quando Atene dovrà restituire al Fondo Monetario Internazionale 1,6 miliardi di euro, altrimenti verrà considerata insolvente e il fallimento potrebbe essere un passo. Per questo il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha deciso di convocare per lunedì sera una riunione straordinaria dei capi di Stato dell'Eurozona, la quale sarà preceduta dall'ennesimo Eurogruppo. L'intenzione è quella di trovare una soluzione politica alla crisi, esattamente ciò che da mesi sta chiedendo proprio il premier greco Alexis Tsipras. In attesa del vertice dei capi di Stato e di Governo della prossima settimana è un compromesso a ribasso quello raggiunto dai ministri dell'interno dell'UE sull'immigrazione. Con una formula alquanto vaga si parla di quote non più obbligatorie ma vincolanti e che probabilmente saranno su base volontaria. Anche sui numeri nessuna certezza, dovevano essere 40.000 i rifugiati da trasferire da Italia e Grecia verso altri stati membri, ma probabilmente la cifra scenderà. Tutta un'altra musica sui rimpatri dei migranti economici, che ora gli stati vorrebbero rendere più semplici grazie a un sistema europeo. Quello sì, fatto con il consenso di tutti. Abbiamo ottenuto alcune cose che riteniamo molto positive. La prima, che ci siano tempi certi riguardo la chiusura del meccanismo di riallocazione dei profughi. La seconda questione è quella che il sistema del rimpatrio deve essere sempre più un sistema europeo, perché un sistema europeo è quello che rende più efficace tutto lo svolgimento della procedura di rimpatrio. Si tratta di un passo indietro rispetto alle ambizioni dell'esecutivo comunitario, ma a quanto pare questa è l'unica formula che consentirebbe di superare le reticenze spagnole e le resistenze dei paesi dell'Est. E non a caso, a lamentarsi subito dopo la conclusione della riunione, è stato il commissario all'immigrazione, Dimitris Avramopoulos, che ha sottolineato che la solidarietà non può essere volontaria e nemmeno un semplice slogan. Nazionalista, euroscettico, di estrema destra e fortemente anti-immigrazione. Eccolo il nuovo schieramento che promette di portare lo scompiglio al Parlamento europeo. Alla regia lei, la leader del Front National, Marine Le Pen, che insieme al leghista Matteo Salvini è riuscita a trovare quei numeri che ad inizio legislatura erano mancati. Ora all'appello hanno risposto 36 deputati, che con alcune adesioni tardive potrebbero aumentare fino a 40, provenienti da 7 diversi paesi. Oltre a francesi e italiani ci sono 4 olandesi del Partito per la Libertà, fondato da Geert Wilders, famoso per la sua battaglia contro l'Islam. Un deputato arriva dal Partito Fiammingo per l'Indipendenza delle Fiandre, mentre altri 4 vengono dallo schieramento austriaco FPÖ, altra formazione che fa della lotta all'immigrazione uno dei suoi cavalli di battaglia. Cruciale è poi stata l'adesione di 2 deputati polacchi del Congresso della Nuova Destra, partito il cui fondatore è ben noto per le posizioni xenofobe, misogine e negazioniste. Ultimo elemento della squadra, la britannica Janice Atkinson, espulsa dagli indipendentisti dello UKIP dopo uno scandalo per rimborsi spese gonfiati. Insomma, la campagna acquisti è stata impegnativa, ma i risultati, assicurano gli interessati, non si faranno attendere. Finita l'era in cui socialisti e popolari potevano fare e disfare da soli, assicurano, ora a Bruxelles c'è una vera opposizione. Se fossi in Schulz, in Juncker e nei soci di questa Unione Sovietica Europea,
con oggi comincerei a preoccuparmi parecchio.